Noi crediamo al concetto di contaminazione, non pensiamo che si possa parlare di smart city, di città intelligente, senza parlare comunque di città, delle città del futuro, che probabilmente non sono città da costruire, ma sono città da recuperare, da rigenerare. Questa contaminazione nasce lo scorso anno e abbiamo capito che ha un senso proprio perché dobbiamo immaginarci appunto questioni di prospettiva. La città smart non è la città che ha semplicemente i semafori intelligenti, come la città smart non è la città che ha i parcheggi intelligenti. La città smart è la città governata con criterio, è la città che mette il cittadino al centro e che quindi introduce concetti quali la sharing economy, il co-design dei servizi. Il cittadino non è utente, non è un semplice utente destinatario o assistito secondo i diversi momenti, è colui che con il quale governare insieme la città. Il cittadino non è abituato, perché per tanti anni in questo paese al cittadino è stato solo dato potere di veto rispetto ai progetti, rispetto al territorio, rispetto alle decisioni urbanistiche. Io lo dico sempre e lo cito come riferimento: in Inghilterra da sempre esiste uno strumento che si chiama l'hearings, l'ascolto, cioè quando si trasforma il territorio prima cosa che viene fatta è quella di ascoltare i cittadini. Da noi non c'è questa cultura dell'ascolto, dobbiamo costruire insieme. Non è che basta chiedere per ottenere in questo momento una partecipazione attiva, avere una cittadinanza attiva e responsabile, è tutto da costruire e si costruisce creando un nuovo rapporto tra chi ci governa e chi è governato, creando un nuovo rapporto di fiducia che purtroppo negli ultimi anni in questo paese si è perso. Questo è un momento storico preciso, è un momento storico per cui anche se con intensità diverse, linguaggi diversi, noi ci troviamo che la maggior parte dei governi, delle città di tutto il mondo si trovano ad affrontare gli stessi problemi. Era un rapporto dell'OCSE di qualche anno fa che intitolava far di più spendendo di meno, non è un problema solo italiano. Se parliamo del governo del territorio, per esempio le città e i sindaci nordamericani stanno dando importanti contributi, faccio riferimento a Bloomberg, così come al sindaco di San Francisco che sta introducendo nuovi modi di essere di governo della città. Quindi sicuramente quello dell'allungare le reti di riferimento fa parte del contributo che vuole dare Smart Cities al dibattito italiano. Bisogna rafforzare le reti interne e allungare quelle di riferimento e quindi portare esperienze, soluzioni ma metodi che nascono altrove. Faccio l'esempio che ho già citato prima della sharing economy, sicuramente un approccio nuovo nella gestione della città, di condivisione delle risorse. È un movimento che nasce all'estero ma che in Italia può essere sicuramente ospitato per far fronte ai problemi che noi stessi abbiamo. Smart Cities è un'occasione per scambiare informazioni e fare il punto sui diversi processi in questo momento avviati. Sicuramente i temi legati alle verticalizzazioni legate all'energia, oppure anche in questioni di metodo, il confronto fra città diverse, noi lo diciamo sempre, venire a Smart Cities per imparare dagli errori altrui e per copiare le cose fatte. È evidente che sarà anche un'occasione per approfondire questi processi già avviati che sono fondamentali e parte integrante delle politiche territoriali. Noi da Forum PA siamo passati a Smart Cities perché noi siamo convinti che in questo momento quello che noi dobbiamo immaginarci sono nuovi governi del paese, nuovi governi del territorio. A livello nazionale abbiamo introdotto questo concetto di Stato partner, cioè lo Stato che è partner del cittadino, lo Stato che aiuta il cittadino a essere imprenditore di se stesso e aggiungere nuove iniziative. A livello territoriale vale lo stesso concetto, cioè la città deve essere abilitante, il territorio deve essere abilitante di nuovi modi di essere cittadino. Non ci immaginiamo la cosa pubblica che di fatto risolve quelli che sono i problemi sociali, economici e culturali di questo paese. Immaginiamoci la cosa pubblica, il governo del territorio e le città quale piattaforma abilitante delle diverse energie vitali di cui questo paese è pieno.